Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video recensioni. Da questo video inizieranno una serie di video, tutte recensioni, per recuperare i vari prodotti che non vi ho recensito in questi mesi. Voglio evitare di farlo troppo lungo e quindi mettere tutti i prodotti dello stesso video. E ho deciso di dividere ogni 5 prodotti, faccio un video, così nel giro di 3-4 video riesco a terminare l'infinita quantità di prodotti che vi devo recensire. Due, vi auguro buon Natale, anche se in ritardo. Non ho avuto il tempo, come ho fatto l'anno scorso, a fare il video auguri prima del 25, quindi 24 sera, perché tra il lavoro, eccetera, comunque il 24 mattina io ho lavorato, non ho avuto proprio il tempo materiale, dopo me ne sono uscita e sono tornata direttamente a cena. I poveri, comunque vi faccio gli auguri anche di Buon Natale e mi anticipo, perché non so se poi ci riusciamo a risentire il 31, vi faccio anche gli auguri di un inizio dell'anno scoppiettante e pieno di nuove prospettive, di nuovi modi di vivere la propria vita. Questo è l'augurio che faccio quest'anno. Credo che, almeno per quanto mi riguardi, questo anno è stato abbastanza difficilotto in alcuni casi, lo è ancora tutt'oggi. Ho avuto delle perdite molto importanti. Stavo per perdere, non voglio dire la cosa più importante della mia vita, ma quasi, la mia Maggie. Quindi era tutto bene e mi auguro per il prossimo anno, me lo auguro per me stessa e anche per voi, di vivere con un modo di vedere, con una prospettiva diversa da quella che avete usato quest'anno, quindi un 2014 con una nuova prospettiva di vita. Iniziamo, perché sennò poi ci perdiamo in chiacchiere. Allora, primo prodotto che vi devo recensire, mi devo allungare perché ho lasciato i prodotti qua avanti. Ah, comunque questo pezzo non è la mia camera, mi sono rifugiata in camera dei miei genitori perché la camera mia è occupata. Comunque, primo pezzo da recensire è della Francis Mondier, una matita occhi alla vitamina E. Il numero, so che c'è un numero, il numero 5. È una matita da diversi grammi perché è abbastanza lunga, ma ora non trovo. Vabbè, è Made in Italy. La Francis Mondier è una linea biologica, una marca biologica italiana. Non riesco a vederla quel quantitativo. Comunque è una matita molto grande, la metto a confronto con la mia mano, le altre matite comunque sono più corte. Questa è la numero 5, già vi ho recensito un'altra grigia di questa marca e anche una matita labbra della stessa marca. Se riesco a ricordarmi vi metto la nota che vi rimanda le due recensioni. Spero di sì, perché io sono dove cerco di rivedere, perché se ho lasciato note non messe cerco di metterle. Comunque, la matita è di un grigio scura. Questa è la matita. È un pochino spuntata perché l'ho usata recentemente. Non ho avuto il tempo, mi sono dimenticata di temperarla. Questo è il suo tratto. È un tratto molto scuro, deciso. Magari fosse così all'interno della palpebra mi sarebbe piaciuto molto. All'interno della palpebra non colora per niente. Quindi vi colora soltanto la parte esterna delle ciglia, quindi lascia un tratto delicato, non lo stesso tratto che potrebbe lasciare una matita nera, quindi dà un effetto un pochino più soft al trucco. Non la uso moltissimo, preferisco io comunque le matite nere, però ogni tanto è carino, specialmente quando mi trucco di grigio sull'occhio, mettere lo stesso sotto. Il tratto invece che lascia sulla pelle, quindi quando lo uso come, tra virgolette, eyeliner al di sopra delle sopracciglia, è questo. Non è molto, voglio dire, è sfumabile. Il tratto si allunga bene, quindi è utilizzabile in maniera, direi, ottima anche come base per gli smoky, perché basta ricreare un bel rigone e poi sfumare per poi sopra spiacciolarsi un po' di ombretto e il gioco è fatto. Mi piace molto questa matita, l'unica pecca è che non mi scrive all'interno dell'occhio, quindi diciamo un mezzo punto in meno, l'avrei preferita che mi scrivesse bene anche all'interno dell'occhio. Ora ci sono tre prodotti che vado a recensire insieme,
tutti e tre, poi ci sono anche delle recensioni, come posso dire, separate, ecco. Ve le recensisco prima tutte e tre insieme e poi ne parliamo in modo separato. I prodotti sono della G-Cube, lo shampoo extra lisciante della linea Handless Liss, la maschera extra lisciante sempre della stessa linea e lo spazzolone, quello quadrato con i dentini così. Ci sono dei capelli, non l'ho pulita, sorry. Allora, questa è una linea, parliamo degli shampoo e della maschera, con, non mi ricordo che cosa, addio, no, non c'è scritto, non mi ricordavo che cos'era, vabbè, comunque, una linea che aiuta, molto corposa, che aiuta con vari agenti anche chimici a tenere allisciata e abbata la chioma. Allora, mo ne parliamo, mi sono scritta gli appunti perché li ho provati diverse volte. Allora, ecco qua. Scusatemi. Allora, usate tutte e tre insieme. L'effetto è molto liscio, ma non effetto piastrato. Sul mio capello, che poi lo conoscete, è un capello che ormai non ha più una forma, che prende facilmente la forma che io desidero. Questo è il mio capello naturale, no, quindi non ha forma, non è né liscio né riccio né niente. Però utilizzando questi tre prodotti, quindi facendo shampoo, maschera da tenere dai 5-10 minuti, riesco ad ottenere, senza usare la piastra, un effetto abbastanza liscio, non gonfio, bello anche da vedere, molto setoso, che mi dura nel corso delle giornate, quindi quando poi devo andare a rifare lo shampoo, i capelli ancora lisci, anche se fuori c'è stata umidità, se ho avuto, tipo fatto allenamento, mi ritrovo comunque, la parte qui che è tirata, la coda, è molto liscia, è l'effetto più carino. Scusatemi, è caduto la maschera. Quindi insieme mi sono piaciuti. Usandoli soltanto i due prodotti, quindi shampoo e maschera, senza usare la spazzola, asciugandoli così un pochino a come viene, li ho trovati, l'effetto che mi hanno dato era un pochino gonfio qua, liscio sotto ma non definito sopra. Quindi hanno bisogno comunque di essere tirati i capelli. Poi, cosa dirvi più? Ah sì, lo shampoo, come si dice, deterge e si risciacqua facilmente, la maschera è un pochino più corposa, va tenuta un pochino di più, però districa molto bene i capelli, li sono nutriti, quando li uso non vedo particolari problemi, poi con i prodotti G-Cube mi trovo benissimo. Poi, cosa dire più? Nulla, dei tre prodotti insieme non ho più nulla da dire, quindi tutti e tre insieme sono favolosi. Ora passiamo solo alla spazzola, questa la metto qua. La spazzola da sola l'ho provata, vabbè, con prodotti extra liscianti è ok, poi l'ho provata con shampoo e maschera soltanto liscianti, perché avevo diversi campioncini, l'effetto non è resistente come quando lo uso dopo aver fatto lo shampoo con la linea extra lisciante, però comunque resiste. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticata, ovviamente l'effetto è molto più duraturo con tutti e tre i prodotti se dopo ovviamente ci faccio la piastra, ma i capelli sono così lisci che occorre veramente non raccogliere piccoli ciocchettini e fare la piastra minuziosamente, no, a belle ciocche larghe, una passata molto veloce e i capelli sono ordinati. Poi continuiamo con questo. Ho provato a sistemarmi i capelli, sistemarmi i capelli anche dopo aver fatto uno shampoo normale, senza nessuna pretesa, shampoo e balsamo normale, cioè uno shampoo che pulisca i capelli e un balsamo che mi districa i capelli, l'effetto è liscio sì, però gonfio qua. Usate tutte e tre insieme, veramente mi regala un aspetto liscio come piace a me.
La spazzola la uso anche normalmente per pettinarmi i capelli quando li ho lisci, anche se preferisco il pettine largo perché mi tira meno i capelli. Non tira molto i capelli, comunque quando sono bagnati si sa, si spezzano, non ci possiamo fare nulla. Quindi questa linea mi è piaciuta molto. L'ultimo prodotto che vi devo parlare è della Essence, della Studio Nails, Studio Nails Fast Cuticle Remover, gel ammorbidente per cuticole e mani. È un gel, non so se si riesce a vedere, credo di sì, è un gel che si applica al giro cuticole, scusate le mani ma ancora non ho fatto la manicure oggi, anche se è sabato, al giro cuticole, poi pulisco bene questo applicatore, dopo una decina di secondi, non troppo perché è abbastanza aggressivo come prodotto, vado a spingere e a eliminare le cuticole. Io più che altro che spingo quelle che sono extra, cioè che sono molto dure, cerco di nutrirle abbastanza bene. Il prodotto, come vi dicevo, lo trovo molto aggressivo, quindi più di una decina di secondi io mi faccio, mi passo sulla prima mano, passo sulla seconda mano e già inizio a, a lavorarci per andare subito a lavare le mani, perché mi sono accorta che è un prodotto molto aggressivo rispetto all'altro che usavo prima, l'altro comunque ci doveva rimanere sull'unghia un bel po', e subito dopo faccio un impacco di almeno mezz'oretta o un'oretta di olio extravergine d'oliva che mi nutre bene il giro cuticole, metto i guantini sempre della Essence e faccio la signora con i guantini viola. Lo trovo un prodotto efficace con le accortezze che vi ho detto, quindi non tenetelo troppo, dopo nutrire bene l'unghia. Le cuticole sono ben sistemate, anche se poi non essendo estetista non è che ho questo occhio molto visibile per queste cose, però ho le mani molto ordinate, non ho cuticole dure che mi rovinino il mio smalto, mi trovo abbastanza bene. L'unica cosa, nutritele dopo perché sono veramente estremamente aggressivo, non ve lo mostro neanche sulla mano come è fatto, è che non so se da qua a 5 secondi mi riesco a lavare le mani, quindi evitiamo. Ok, il primo video della serie recensioni che non ho fatto finisce qui, vi auguro un'altra volta un buon trascorso Natale e un felice 2014, inizio 2014, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, in gamba!